30 years and she still hasn't let me go. She's always right beside me. His name again? Count Vronsky. How do you know that I'll tell you the truth? Polifemo intende occuparsi della mostra del cinema di Taranto. È un modo per fare cultura, per promuovere il nostro territorio. E sappiamo bene quanta cultura a Taranto, ma sappiamo bene anche quanti fermenti culturali ci sono e devono appunto sempre crescere, contaminare la città, dicevo, passatemi questa espressione virgolettata, di fermenti culturali. Siamo appunto con Mimmo Mongelli, che è il direttore artistico della mostra del cinema di Taranto. Parliamo un po' intanto di questa mostra, delle caratteristiche e poi in particolar modo mi ha colpito il discorso sulla cinematografia russa. Allora, bene, noi siamo alla seconda edizione della Mostra del Cinema di Taranto, ne abbiamo già fatta una a dicembre del 2016 e poi questa è l'edizione, per una serie di motivi di carattere istituzionale, che è l'edizione, la seconda edizione 2017-2018. Infatti noi abbiamo cominciato a settembre del 2017 con una serie di appuntamenti, almeno uno al mese, per arrivare poi a questo momento, il momento clou della Mostra del Cinema di Taranto, di maggio, ora, in cui noi faremo una serie di manifestazioni estremamente significative e importanti. Cominciamo proprio stasera al Teatro Cinema Orfeo con la nostra rassegna di film russi che viene portata qui dalla Mosfilm di Mosca, la gloriosissima Mosfilm, la più grande casa di produzione europea esistente, che ci porta ben 6 film che noi presenteremo oggi, domani e dopodomani al Cinema Orfeo. Cominciamo con stasera con Anna Karenina, a cui poi seguirà White Tiger, entrambi film, gli ultimi due film, Anna Karenina ultimo, di Karen Shakhnazarov, che è il direttore generale della Mosfilm. Le caratteristiche proprie della cinematografia russa, le linee fondamentali, i punti diciamo di differenziazione rispetto ad altre forme di cinematografia. Sicuramente ogni paese, ogni cultura cinematografica ha delle sue precise caratteristiche. Sì, noi abbiamo sicuramente un rapporto privilegiato con la cinematografia russa, dico noi della Mostra del Cinema di Taranto, perché riconosciamo in quel genere di cinematografia la presenza di grandi maestri, non ultimo appunto anche Karen Shakhnazarov. La struttura narrativa e il riferimento alla letteratura, l'elemento anche, come devo dire, di drammaturgia proprio tipica, no? del romanzo russo, e l'attenzione che poi viene posta per quanto riguarda anche alcuni aspetti più tecnici, tipo il montaggio o altre cose, di cui è stato maestro proprio Eisenstein, di cui noi presentiamo ben 3 film in questa occasione, o meglio 2, di cui uno in due parti, qui stiamo parlando di Ivan il Terribile, così come l'Alexander Nevsky. Ecco, tutte queste sono caratteristiche che differenziano la cinematografia russa da tant'altra cinematografia, in particolar modo questo genere, che si distingue notevolmente ad esempio da quel cinema sensazionalistico, effettistico e così via di origine occidentale. Quindi ci troviamo di fronte a una scuola che cura moltissimo il personaggio, la narrazione, la drammaturgia, e non tanto esclusivamente l'effetto speciale soprattutto. Ecco, questo è una cosa che ci unisce. Dopo di questo noi poi partiremo il giorno 28 fino al giorno 31 con la selezione che abbiamo operato da 5.000 film, ne abbiamo tirati fuori una trentina che sono quelli del concorso internazionale, concorti, documentari e lungometraggi, più la personale di una regista tedesca presente che si chiama Jutta Brück,
Bruckner. E in più, per finire, il giorno 1 noi faremo le premiazioni in Piazza Maria Immacolata, all'aperto, nella splendida cornice di quella piazza, e tutto si concluderà, almeno questa fase, per poi riprendere a giugno, quindi poi continuare qualcosa a luglio su Matera e poi a settembre per chiudere definitivamente tutta l'edizione 2017-2018. Tutto si concluderà questa fase il 1° di giugno con il premio Cannes per la musica, per la colonna sonora, a Van Wissem, che è stato appunto premiato 2 anni fa per una sua opera, con un suo concerto. Verrà lui personalmente, questo premio Palma d'Oro per la miglior musica, miglior colonna sonora, qui a Taranto per la nostra mostra del cinema.